Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video. Come avrete letto sicuramente dal titolo, oggi vi mostrerò due ricette per dei muffin super autunnali. Partiamo subito con la prima ricetta, muffin alle mandorle e fichi. Vi lascerò come sempre tutte le ricette nel box informazioni, ma vi dico subito che sono delle ricette veramente facili e sporcherete solamente una ciotola. Prima cosa vado ad unire tutti gli ingredienti liquidi, in questo caso latte, yogurt, burro fuso e l'uovo. Con la mia spatolina autunnale super carina vado a mescolare il tutto. Amalgamato tutto per bene, vado ad aggiungere tutte le polveri, in questo caso quindi la farina, lo zucchero, la farina di mandorle. Direte, ma non c'è il lievito in questa preparazione di muffin? No, c'è ragazzi, lo stavo quasi per dimenticare, eccolo qui. Lo vado ad aggiungere alla fine, poco importa. Poi mi sono anche ricordata di avere una fialetta di aroma alla mandorla e quindi sono andata ad aggiungerne qualche goccia. Potete ometterla semplicemente o anche mettere della vaniglia se l'avete. Essendo nel periodo di Halloween ho deciso di utilizzare questi pirottini che avevo dall'anno scorso e andrò ad utilizzare quelli viola e neri, viola perché si adattano al colore dei fichi. Messi i pirottini quindi in una teglia per muffin, vado a mettere il composto, riempio i pirottini per tre quarti del loro volume e poi vado a tagliare i fichi e ne inserisco un quarto per ogni muffin. Ovviamente potete metterne di più se vi piacciono anche all'interno del composto dei muffin. Io in questo caso li ho messi solamente in superficie, però poi con la cottura sprofonderanno e quindi risulteranno all'interno. Ed eccoli qui, i bellissimi muffin, sono andata a mettere anche una decorazione, c'è un cappellino da strega sempre in tema viola e adesso ne apro uno con voi per farvi vedere quanto siano soffici. Sono buonissimi per la colazione ma anche per la merenda, accompagnati da una tazza di latte o una tazza di tè. Passiamo a un'altra ricetta un po' più light, cioè dei muffin integrali con avena e miele. Anche di questi ovviamente troverete tutte le grammature nel box informazioni. E ovviamente anche per questa preparazione sporcheremo solamente una ciotola. Come anche per i primi andiamo ad unire anche per questi muffin tutti gli ingredienti liquidi, in questo caso olio, latte, yogurt e uova. Vado anche ad aggiungere la scorza di un limone durante questo procedimento. E per finire con gli ingredienti liquidi vado ad aggiungere il miele, che nel mio caso era di castagno, che risulterà poi un po' più forte rispetto al miele classico e quindi si noterà proprio il gusto del miele di castagno. Se a voi non piace mettetene uno più leggero. E poi vado a unire tutti gli ingredienti secchi, zucchero, farina normale, quindi 00, farina integrale, avena ed il lievito. Amalgamato il tutto, questa volta con una piccola frusta a mano, vado a riempire per tre quarti del loro volume i pirottini, che questa volta ho scelto gialli. Poi vado a spolverizzare sulla superficie dei muffin un po' di avena. Ed eccoli qua pronti per essere infornati, fatemi sapere quale delle due ricette vi ispira di più e se ne proverete qualcuna. Qui sono appena sfornati, non ho aggiunto niente sopra perché mi sembravano abbastanza carini così. Adesso facciamo la prova sofficità insieme
e come potete vedere sono veramente molto soffici, anche questi, anche se contengono la farina integrale. Spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima!